Buongiorno amici di Coffee Break e benvenuti al consueto appuntamento con gli appuntamenti del weekend. E politica in primo piano perché in svolgimento a Roma sui 30.000 metri quadri del Circo Massimo Italia 5 Stelle, il consueto raduno annuale degli aderenti al movimento di Beppe Grillo, questa volta sono per la prima volta al governo e il tema dell'incontro, del raduno, è la sostenibilità ambientale. Infatti per dimostrare che un mondo senza plastica è possibile, in tutta l'area del Circo Massimo non si potranno usare bicchieri di plastica, non si possono usare bicchieri di plastica, ma solo di vetro a rendere, e poi è favorita la mobilità sostenibile con accordi con ditte che fanno noleggio di scooter e di auto elettriche. Oltre a tutti gli eletti 5 Stelle, ovviamente ci sarà Di Maio, ma ci sarà anche il Premier Giuseppe Conte. L'altro atteso appuntamento politico di questo fine settimana è naturalmente la nona edizione della Leopolda di Matteo Renzi a Firenze, questa volta il titolo è Ritorno al futuro, anche con la mitica De Lore, anche vedete del film omonimo. Tra gli ospiti, molti ospiti, il ricercatore Provax Roberto Burioni, l'ex ministro dell'economia Piercarlo Padoan, ma Renzi assicura che nessuno dei presunti big potrà parlare più di 5 minuti di orologio. Prevista anche la presentazione di una proposta di legge di bilancio per dimezzare lo spread e abbassare le tasse. La domanda lecita è perché non presentarla prima allora questa cosa. Vabbè, comunque Renzi assicura anche che il tema del congresso del PD non verrà assolutamente trattato alla Leopolda. Come contraltare sia alla Leopolda sia a Italia 5 Stelle, a Roma oggi c'è una manifestazione indetta dai sindacati di base, da Potere al Popolo, da Partito Comunista e da tante altre sigle sia anti-euro sia antagoniste, con un tema molto preciso e che si capisce, che è nazionalizzare qui ed ora. E quindi Alitalia, Telecom e Ilva sono i principali obiettivi di questa protesta, di questa manifestazione, che partirà alle 14.30, quindi tra poco, da Piazza della Repubblica, per concluderci come di consueto a Piazza San Giovanni. Per chi ha la fortuna invece questo fine settimana di trovarsi nella splendida isola di Capri, oltre ai bellissimi faraglioni, avrà la possibilità di partecipare al 33° convegno dei giovani imprenditori della Confindustria, al quale poco fa è intervenuto il ministro per gli affari europei Paolo Savona, e a moderare c'è una nostra vecchia conoscenza, cioè David Parenzo. Eccolo qui, ciao David. Appuntamento con tutti gli altri relatori all'hotel Qui si sana di Capri. Ricordo anche che oggi a Siena si corre il terzo palio dell'anno, un palio straordinario a 10 contrade per ricordare la fine della prima guerra mondiale, che in realtà non è finita il 20 ottobre, ma è finita l'11 novembre del 1918, comunque tant'è. Visto che sulle ali della memoria già ci siamo, ricordiamo invece che il 20 ottobre del 1994 ci lasciava per sempre Burt Lancaster, indimenticato attore americano, interprete del principe di Salina nel Gattopardo di Luchino Visconti, ma anche di altri 100 tra film, telefilm, serie televisive, eccetera. Insomma, una carriera incredibile, tanto che l'American Film Institute ha inserito Burt Lancaster al 19° posto tra le più grandi star della storia del cinema. Allora, riposatevi, godetevi magari un bel film, andate al cinema, soprattutto riposatevi, appunto, e gli appuntamenti con il fine settimana, per quello che potete fare, tornano sabato prossimo. Coffee Break torna molto prima, perché lunedì, poco dopo le 9.30, avrete di nuovo Andrea Pancani e tutti i suoi ospiti. Buon fine settimana!